Evviva! Che gioia! Castrovillari ancora una volta si conferma capitale mondiale del folklore, questo grazie all'estate internazionale del patron Antonio Notaro, che in un viaggio fatto di musica, colori, danze e tradizioni sta conducendo il popolo del festival in terre lontane, così come è avvenuto nella penultima serata della kermesse aperta dal gruppo proveniente da Moreno, una città dell'Argentina situata nella provincia di Buenos Aires, con il balletto culturale argentino fondato nel 1989 dalla professoressa di balletto classico Laura Franchini, che ne è la direttrice. Questo festival è fantastico, ha albergato a moltissimi gruppi, che esso, questo è importante perché c'è un confronto, una confratellanza di diversi tipi di culture, e nasce l'amistà, il sentimento per la pace mondiale. La verità che è un bellissimo, è la prima volta che veniamo qua a Castrovillari, è bellissimo. Le danze coreografate dalla stessa fondatrice raccontano le tradizioni più antiche delle diverse regioni dell'Argentina. La loro esecuzione è affidata a giovani ballerine e ballerini che indossano costumi tradizionali argentini, costituendo un corpo di ballo molto affiatato. Nel repertorio anche il tango, la milonga e il libertango, detto anche tango di libertà. Dall'Argentina al Sudafrica con il gruppo proveniente dalla città di Durban, Vusani e Size Mavundlu, un gruppo di giovani che porta in giro per il mondo la propria identità culturale attraverso la musica e il ballo, le migliori danze tradizionali delle tribù sudafricane e le molteplici etnie, promuovendo e preservando le arti, la cultura e il patrimonio sudafricano per sostenere la costruzione della nazione. Castrovillari, città festa! Dal Sudafrica alla Colombia, con il gruppo Foundation Artistica Revelarte, collabora con il gruppo musicale Manigua de Colombia, diretto dal maestro Manuel Castellanos, Mates Kay, compositore di vari temi musicali, tra i quali ci sono versioni inedite per la fondazione. L'obiettivo, quello di rappresentare la Colombia anche a livello internazionale, valorizzando le tradizioni del popolo colombiano. Festival. Bueno, esta noche vamos a hacer un espectáculo de Colombia, ¿no? ¿Y qué baile harán los bailarinos? Buenas noches. El día de hoy vamos a poder apreciar. Esta sera vorremmo cercare di portare quello che è il loro folklore del loro paese. I balli saranno la cumbia, il colorido, giusto? Il colorido che sono tipici del loro paese. Con questi balli che andranno a fare vogliono mostrare a tutta l'Italia il folklore che la Colombia porta con sé, e ovviamente il messaggio tipico è che il folklore può unire tutti i paesi. We'll be right back.